attimo. Aspetta. No, questo materiale qua è quello che viene usato per fare i presepi, no? Terracotta. Ma terracotta, no? Terracotta, sì. No, è terracotta proprio, quello che viene usato per fare i presepi. Poi lui ha fatto un'intervista che poi te la mando. Aldo ha fatto la... Sta attento che sta coglia intera si fa 100 pezzi. Eh sì, ma questo è un pezzo particolare perché uno, tu lo sai, tu l'hai visto ogni anno, Tomì, è ogni anno diverso dall'altro, sì, non è mai uguale. Sì. E questo invece l'ha fatto Jerry De Luca, è bello, il nostro associato, e ha fatto questo dipinto per Domenico, la sua famiglia, in funzione del... ha pensato a lui in questo modo e ha fatto questo. Grazie. Poi qui ci sta Rosa Viola, la vincitrice della prima edizione, Spica Bruna Bio, sì, che ormai ha ripreso i grani antichi per fare la pasta, quindi sì, all'inizio faceva soltanto il calzinatore cappelle grano duro, ma adesso ha aggiunto pure il Gentil Rosso, che si usava pure dalla zona nostra per grano tenero, e ha messo da 2 anni anche il grano Saracolla, che è un altro grano antico che non veniva più. Poi qui vediamo la birra terra di lavoro di Roberto Minicillo, è praticamente il vincitore dell'anno scorso, che ha mandato anche lui un pensiero per Domenico, la sua famiglia, come premio. Questa è un'altra eccellenza della terra di lavoro e praticamente sta ormai spopolando in tutto il mondo per questo prodotto che è eccezionale. Un altro vincitore è la famiglia Papa, Claudio e Silvano Papa, che con l'azienda Dolce Amaro, anche lui quest'anno ha contribuito con un piccolo pensiero ad arricchire i premi, e anche lui una famiglia che viene da Tiricuso, un'altra terra di lavoro, i padri pure loro, padre partito come tutti dai migranti in Svizzera, è tornato e adesso hanno creato un'azienda che producono confetti e cioccolato che pure ormai è conosciuto in tutto il mondo. Quindi aziende importanti per un'azienda importante, quello di Domenico. Poi la motivazione della vittoria del premio lo diremo dopo, che c'è un motivo per cui ti abbiamo dato il premio. Grazie.